Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed oggi vi mostro la mia UVP non presente sullo store. Non pensavo di dire una frase del genere. Mi chiederete giustamente perché un'applicazione interamente dedicata al canale YouTube. L'ho progettata con l'intento di pubblicarla solamente sullo store e non distribuirla a giro facendovi fare un'installazione manuale tramite lo scaricamento di alcuni file. Questo perché lo store è un'altra area dove pubblicizzarsi, dove le persone sfogliando le pagine dello store avrebbero trovato eventualmente questo mio servizio, il canale YouTube. Perciò lo scopo di questa app era, ripeto era, pubblicizzare l'attività attraverso un tipo di piattaforma molto trafficata. Ricolleghiamoci ad Era. Microsoft non consente di pubblicare app riguardanti YouTube. Ve le ricordate tutte quelle applicazioni di terze parti che simulavano la vera app di YouTube? Ora non esistono più, almeno la maggior parte. Siccome non mi volevo limitare solamente ad una web view, mi focalizzavo sull'utilizzare le API di Google e YouTube per creare pagine ottimizzate per i video all'interno dell'app. Ma ripeto, dopo mille battaglie, è stato tutto inutile. Microsoft continuava a contrastare il mio progetto. Vi chiederete adesso, lasciala su internet facendola scaricare manualmente? La risposta è chiaramente no. Questa era un'applicazione che doveva essere presente solamente sul Microsoft Store per far conoscere l'attività. Se distribuisco file su internet, la pubblicizzazione avrebbe lo stesso effetto? No, l'andreste a scaricare solamente perché avete visualizzato questo video. Per farvi capire meglio, mettetevi nei panni di chi non conosce il canale. Molti visitano lo store del sistema operativo. Rispetto a ricercare parole chiave su YouTube c'è molta meno concorrenza e di conseguenza più probabilità che il mio canale appaia. Detto questo, vi voglio però ricordare che un'app per Android e iOS non mancherà, perché sono store più accessibili per questa tipologia di cose, quindi ho la possibilità di concretizzare il ragionamento che ho fatto prima. Vi ho fatto vedere come funzionava. Avrete certamente notato che c'erano poche funzioni, molto basilari, dopotutto si trattava della prima versione. Ricollegandomi a prima, la funzionalità delle notifiche era la più importante. Mancando quella, l'app diverrebbe quasi inutile nell'utilizzo. Non ve la lascio scaricare perché mi sembra inutile. Al limite, se volete provarla e modificarla, mandatemi un'email e vi darò il link per scaricare il progetto. Questo video non doveva finire così, doveva terminare con l'invito a scaricare l'applicazione dal Microsoft Store, ma questa è la realtà. Noi ci vediamo ad un prossimo video.